Buongiorno, oggi parliamo della ripresa delle attività sportive alla luce del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 26 aprile 2020. All'interno di tale decreto, in una individuazione di una prima ripresa, la cosiddetta fase 2, in tema di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche da coronavirus, per quanto riguarda le attività sportive, viene individuata una graduale ripresa delle sedute di allenamento. Tale ripresa però viene focalizzata e limitata ai soli atleti di altissimo livello, ovvero atleti di alta specializzazione che sono impiegati nella preparazione dei giochi olimpici, ovvero di competizioni di carattere nazionale o internazionale. È lo stesso decreto, infatti, che indica la limitazione di tale ripresa delle sedute di allenamento ai soli atleti professionisti o non professionisti di interesse nazionale. Vale a dire che quindi tutti gli amatori dello sport, tutti gli atleti di non altissimo livello rimangono esclusi da questa prima riapertura. Infatti è lo stesso decreto che indica e proroga la chiusura dei centri sportivi, centri natatori, centri ricreativi anche per la fase 2 di contenimento delle emergenze da coronavirus. La riapertura per gli atleti professionisti viene divisa tra gli sport individuali, per cui è prevista una prima apertura in data 4 maggio 2020, per gli sport quindi come la ginnastica, l'atletica, il tennis. Invece per gli sport di squadra viene prevista una possibile riapertura, ma non ancora specificatamente individuata all'interno del decreto, per la seconda metà di maggio, individuata nella data del 18 maggio 2020. Per tutti gli altri soggetti, per tutti gli altri amatori dello sport, viene data la possibilità di effettuare attività motorie all'aria aperta, con questo dando la possibilità quindi di effettuare jogging all'aperto o comunque ogni tipo di attività motoria da effettuare però individualmente, ovvero con la presenza di un altro soggetto nell'ipotesi in cui si tratti di un soggetto minorenne, quindi di un bambino, oppure di un soggetto non autosufficiente perché, per esempio, portatore di handicap. Questa è la sola indicazione che allo stato dell'arte viene data per coloro che sono, possiamo chiamare, gli amatori dello sport. Per tutti gli altri soggetti, per gli altri atleti che rientrano invece nella alta specializzazione e quindi che rientrano nella prima fase di apertura delle sedute di allenamento, le modalità di allenamento verranno successivamente indicate dall'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È infatti tale ufficio che in data 28 aprile 2020 ha dato una prima comunicazione in cui, in primo luogo, riprende quanto previsto già nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e in secondo luogo comunque indica che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane verranno emanate delle linee guida individuate in concerto con il CONI e con le varie federazioni nazionali in cui verranno indicati non solo le modalità di svolgimento ma anche a chi si riferisce questa prima fase di apertura. Per le prossime evoluzioni di questa invece della ripresa delle attività sportive, occorre invece attendere nuove indicazioni, indicazioni sia da parte del governo che da parte delle singole federazioni e del CONI. Grazie e continuate a seguirci non solo per ulteriori indicazioni a livello di attività sportiva, ma anche ulteriori indicazioni sul diritto del lavoro e sulla tutela dei lavoratori in questo particolare periodo di emergenza da coronavirus.